Ieri è arrivato il pronunciamento tanto atteso della Corte di Giustizia Europea sul rinnovo delle concessioni balneari, parliamo del Bolkestein. Quali sono le ultime novità? Noi chiediamo al governo adesso di fare la mappatura, siamo fiduciosi di poter fare in modo che venga attuato ciò che è scritto nella legge mille proroghe, appunto rilevare attraverso la mappatura il grado della disponibilità della risorsa, perché la Bolkestein si applica nel momento in cui non c'è più risorse e il mercato è chiuso. Noi riteniamo che attraverso la mappatura invece esca un dato che dia la possibilità di poter dare modo di fare nuove iniziative imprenditoriali attraverso regioni e comuni, e quindi un dato nazionale che consenta anche agli attuali di poter continuare a lavorare. È evidente che il rinnovo automatico ormai non c'è più dal 2009, non è che da ieri, quindi sono già tantissimi anni, più di un decennio, ma la Bolkestein si applica attraverso l'articolo 12 della direttiva servizi nel momento in cui questa risorsa non c'è, il mercato è chiuso. Ma è chiuso o è aperto? Questa è la domanda. Ma resta la scadenza del 31 dicembre al momento? Noi in questo momento non abbiamo ancora nessuna modifica da parte né del Parlamento né del Governo, perché entro luglio bisogna fare questa mappatura. Quindi avere la mappatura ci permette di avere un punto fermo per capire se il mercato è chiuso e poter dialogare con l'Europa per chiudere una vertenza che ormai dura da 15 anni, la questione balneare italiana. Noi non abbiamo chiesto una proroga per avere un anno in più, a che serve? Noi abbiamo chiesto la proroga per poter fare la mappatura, quindi entro questo anno, noi riteniamo che si possa fare addirittura in pochi mesi, entro luglio, avere la mappatura per avere un dato certificato e poter aprire un dialogo su basi certe con l'Europa. In Puglia ne potremo rilasciare.